Professoressa Viola, anche perché dall'altra parte continuano a esserci dei numeri della pandemia che spaventano. Oggi ci sono stati altri 476 morti, però meno contagi, così sembrerebbe, circa 13.000 nuovi contagi. Cosa ci dicono i numeri di questi ultimi giorni e il fatto che si voglia inserire il dato del numero dei vaccinali dei vaccinati come parametro nella decisione delle riaperture? È un fondamentale cambio di rotta e Stefano Feltri lo diceva prima, i ristoranti, i bar all'aperto possono essere riaperti anche subito? Sì, allora noi possiamo e dobbiamo riaprire, ma dobbiamo farlo con estrema intelligenza. Quindi no alle riaperture generalizzate, ma aperture molto graduali, perché dobbiamo essere in grado di vedere l'effetto delle singole riaperture sull'andamento del contagio. Sappiamo cosa dalla scienza, sappiamo che appunto il contagio all'aperto è un evento rarissimo, lo dicevamo già un anno fa, adesso abbiamo anche la dimostrazione di tutto questo. Quindi possiamo pensare di far aprire ristoranti e bar all'aperto, però in che condizioni? Ovviamente limitando il numero di persone sedute al tavolo, distanziando bene, quindi dobbiamo creare tutta una serie di regole che permettano di riaprire subito, ma di riaprire in sicurezza. Altra cosa che sappiamo, guardando quello che è successo in Israele, quello che sta succedendo nel Regno Unito, che i vaccini che stiamo utilizzando proteggono anche dal contagio, per cui forse possiamo davvero cominciare a dire alle palestre: potete riaprire i vaccinati. Potete riaprire ai vaccinati e magari potete anche riaprire a chi ha voglia di farsi un tampone rapido prima di entrare in palestra. Quindi cominciare a lavorare su delle regole che permettano alle persone di ricominciare a lavorare. Pian piano che il numero delle persone vaccinate aumenterà, queste persone saranno le prime che potranno usufruire di una serie di servizi. Lo so che potrebbe sembrare ingiusto, perché giustamente qualcuno dice: io sarò vaccinato tardi e quindi non potrò. Però qui è una questione di solidarietà nei confronti delle categorie che invece hanno bisogno di ripartire. Cioè non è un vantaggio che noi stiamo dando al vaccinato, ma è un aiuto alla palestra, è un aiuto al ristoratore, certo, che può cominciare a ripartire partendo da queste basi. Quindi puntiamo sulla scienza, basiamoci sulla scienza e cominciamo a fare delle riaperture intelligenti. L'importante è che ci sia una programmazione, cosa che è sempre difficile nel nostro paese, però dobbiamo iniziare davvero a fare questo sforzo di programmazione. È quello che mi pare stia provando a fare anche il governo Draghi. Prima di dare la parola ai miei due colleghi,